Bene, allora buonasera a tutti. Siamo al sesto appuntamento del nostro ciclo di webinar Restart. Noi siamo Eutopia, siamo un'associazione che si occupa di innovazione, di trasformazione digitale e di democrazia. E stasera abbiamo il piacere di avere con noi Mila Fiordalisi, direttore di Corcom, che ringrazio di essere qui. Mila ci parlerà di giornalismo e di comunicazione ai tempi del Covid-19 e anche oltre, direi. Ci proviamo. Buonasera, Mila. The Vado. floor is yours. Vai, poi ti faremo domande, naturalmente. Allora, è un tema molto, molto spinoso e se vuoi anche per noi è stato abbastanza inedito perché gestire informazione critica per un giornale come il nostro, che è un giornale di settore, non è stato banale, nonostante noi diciamo non cadessimo nella cronaca pura. Eppure ci siamo trovati comunque coinvolti, anche perché molte delle iniziative sono state inevitabilmente basate sul digitale, a partire dalle prime mappe per la diffusione dei dati. Poi è partita tutta la questione dello smart working, la didattica digitale, quindi ci siamo trovati pienamente coinvolti. Solo per darvi qualche numero, noi avevamo in media nell'ultimo anno 1,5 milioni di page views mensili, siamo passati nell'arco di soli 30 giorni a 4,5 milioni, quindi c'è per noi una roba fantastica da un lato, ma veramente incalcolabile. Questo a dimostrazione che la necessità di informazione qualificata è ben più elevata di quel che si possa pensare, nonostante molte, la maggior parte delle persone poi si informa sui social, ma noi abbiamo avuto insomma, degli ottimi risultati proprio a dimostrare che chi vuole informarsi e vuole avere delle informazioni affidabili deve poi passare attraverso comunque la stampa con la S maiuscola. E questo però ha comportato anche una crescita, cioè la crescita progressiva della diffusione delle notizie attraverso la stampa accreditata è stata accompagnata con un'esplosione di fake news. Quindi il fenomeno è andato esattamente in parallelo. Per quanto ci riguarda, per esempio, nel nostro settore ce ne sono state di clamorose, soprattutto quelle legate al 5G, quindi alla correlazione della diffusione del coronavirus con le antenne, con insomma, l'installazione delle antenne. Notizie assolutamente false, ma diciamo la falsità anche facilmente dimostrabile perché addirittura nel nostro paese si è detto che le antenne, che la diffusione del 5G era concentrata nell'area di Codogno e per cui c'era stato questo progressivo aumento dei contagi, cosa non vera perché il 5G in Italia è ancora tutto da costruire, ci sono delle antenne posizionate però al momento soltanto nelle grandi città, tutte le altre utilizzano delle frequenze, ma siamo ancora a livello sperimentale, quindi assolutamente una fesseria abnorme. Per non parlare poi, diciamo, queste fake news sul 5G hanno innescato però, nonostante appunto non provate e insomma smaccatamente false, hanno però provocato dei fenomeni concreti tipo da febbraio ad oggi si contano circa 400 ordinanze dei sindaci per bloccare l'installazione delle antenne 5G, quindi si è innescato un fenomeno pericoloso, peraltro proprio in un momento in cui invece si dice che il 5G sia strettamente necessario insomma, a sostenere la connettività del paese, soprattutto nei piccoli comuni. Questo è sorprendente, a dir poco quasi paradossale, considerando che proprio nei piccoli comuni non c'è connettività adeguata e probabilmente non arriverà la fibra o arriverà con grandissima difficoltà e grandissima lentezza.
Quindi invece il paradosso è che proprio questi piccoli comuni, sull'onda della disinformazione e anche del consenso politico, perché diciamolo, ci sono gruppi che stanno nascendo, insomma, che fanno anche lobby contro il 5G, quindi per accreditarsi politicamente si è preferito cavalcare quest'onda piuttosto che affidarsi, insomma, alla scienza. Insomma, questa per dirne una. Ecco, questa è una mia prima, come dire, riflessione. A proposito del 5G, c'è una battuta abbastanza divertente. Insomma, c'è un tizio, un complottista, che scrive su Facebook: guardate, sto caricando un video che dimostra come il 5G che ha causato l'epidemia di Covid, però come mai la connessione è così lenta? Dovrebbero inventarsi qualcosa per rendere la connessione più veloce, insomma. Un po' paradossale. Ma io mi chiedevo una cosa, Mira, a questo proposito. Tu dici la scienza chiaramente ha indicazioni corrette alle risposte ed è abbastanza facile fare debunking, quindi dimostrare che l'informazione errata è effettivamente tale. Però il pubblico in qualche modo è interessato poi ad avere un'informazione corretta o no? O invece è la notizia magari falsa, però che colpisce anche... che in qualche modo fa leva anche sulla pancia, no? Sulle paure, quella che poi resta. Ma il tema è anche legato al fatto che non solo queste notizie false sono circolate sui social, che poi, voglio dire, è quel che ci si aspetta, ma che molti giornali, stampa accreditata, molti hanno pubblicato notizie di questo tipo, addirittura intervistando personaggi davvero ambigui, uno per tutti, Mion, che è un sedicente esperto, è stato intervistato nei giorni scorsi da un quotidiano nazionale, che diciamo, adesso non lo nomino, ma è facilmente ritrovabile questa intervista, in cui lui appunto cavalcava questa correlazione, o quantomeno insinuava il dubbio di una correlazione, ed è proprio sull'insinuare il dubbio che si crea la disinformazione, perché chiaramente diciamo, laddove non c'è un'evidenza, ma si fa intendere che potrebbe esserci una correlazione che bisognerebbe indagare, è evidente che a qualcuno il dubbio può venire, anche perché queste tematiche, quella del 5G e quella delle reti di telecomunicazioni, sono tematiche estremamente tecniche. Se non si conoscono gli aspetti tecnici della questione, è difficile capire come funziona il meccanismo, come funziona, quali sono le normative, quali sono i limiti elettrosmog. Quindi è molto complicato. Ma ecco, questo per dire che il personaggio che è stato da un quotidiano che lo stesso personaggio vendeva sul suo sito dei braccialetti magnetici con funzione, secondo lui, non solo anti-elettrosmog, ma anche anti-Covid, per cui, insomma, voglio dire, c'era dietro un business, quindi è finito nel mio antitrust, che ha insomma intimato di sospendere le informazioni su questa relazione. Ma come lui ce ne sono stati tanti personaggi anche credibili che hanno innescato questi dubbi, anche Daniele, il premio Nobel, insomma, è stato molto intervistato e anche lui ha paventato delle correlazioni. E poi, ripeto, sono delle suggestioni che vengono date in passo al pubblico e che poi è difficile tornare indietro, perché chiaramente comprovare l'evidenza scientifica significa pubblicare dei dati, fare degli esperimenti, insomma, le persone non è che stanno lì tanto a sulla rete, a informarsi, a leggere, a approfondire. Quindi il titolo sicuramente è già sufficiente per iniziare un meccanismo molto, molto pericoloso. Ma di queste fake news poi ce ne sono state a palangata anche relativamente a
dei contagi, quindi insomma chi più ne ha più ne metta, ed è un fenomeno comunque crescente, tant'è che gli stessi social network si sono fatti difficoltà, perché da un lato hanno tentato di arginare il fenomeno, come dire, bannando delle parole, quindi oppure dei temi che si correlavano tra loro. L'altro è stati, come dire, anche loro sono caduti nel vino dei governi della Commissione Europea, perché gli è stato chiesto di bloccare questo fenomeno. È molto difficile tenere a Scusami, Mina, qualche momento ti sentivo male. Ora? Riuscite a sentirmi? Sì, perfetto, perfetto. Vi ricorderete che nella primissima fase del lockdown lo strumento ricevuto video dei messaggi audio in cui si parlava di contagi, di robe assolutamente inventate. Questo meccanismo va a catena e crea una chiusa perché non sa qual è l'origine di quel messaggio. Un altro fenomeno importante è stato la fusione delle copie dei giornali, anche queste che si ricevono da Cine su WhatsApp, sono stati chiusi 220 canali su Telegram perché c'è bisogno appunto di copie digitali, vediamo appunto nel campo della pirateria. Quindi, però nonostante questo le vendite dei quotidiani nei mesi marzo e aprile e anche maggio del 2020 sono state parecchio più alte che negli stessi mesi del 2019, quindi nonostante la pirateria o comunque chiamiamola come vogliamo, ma comunque i canali Telegram che insomma in qualche modo distribuivano quelle copie gratuitamente, però c'è stato comunque in qualche modo una crescita, no, dell'interesse verso la stampa. C'è stato un aumento, non un grosso aumento, perché è naturale che questi cioè chi legge le copie digitali è un cliente che non le legge, si converte all'acquisto, quindi è evidente che cioè, non sono comunque recuperabili. Chiaro che il mondo dell'informazione si trova ormai da anni in un video importante. Da quando si è iniziata la comunicazione online, comunque non si è trovato un modello di business alternativo che consentisse al mondo di informazione di rendere sostenibile la verità. Quindi questo è un modello che manca ormai da 15 anni, purtroppo non si è trovato. Mila, scusa se ti interrompo, ma l'audio continua a essere un po' disturbato. Io mi sento molto bene, provo forse ad alzare un po' il volume. Adesso ti sentiamo benissimo. Io non ho cali, vi sento abbastanza bene. Sarà qualche interferenza di qualche antenna 5G? Okay. No. Ecco, questo è un altro grande tema. Siamo tutti online, ma la connettività, per quanto le reti abbiano retto e stiano reggendo, ma come sappiamo è la situazione ottimale, quindi bisognerà spingere molto la campagna comunicativa su queste tematiche. Ci vorrebbero anche campagne di informazione per esempio, no? Per informarci di importanti,
tecniche, anche soprattutto dal punto di vista della formazione. Non è che l'informazione va a capo di accendimento, perché se non c'è il messaggio pubblico, è molto difficile che vogliamo accendere il tipo di messaggio, questo tipo di notizie. Quindi è evidente che della politica è fondamentale per il contesto di pensato. Ok. Credo che abbiamo capito qualcosa, ma probabilmente non tutto. C'è sempre un po' di disturbo, però quando poi sembra che quando ti sposti leggermente funziona. Non so se c'è qualcosa. Io non mi sto purtroppo muovendo. Ecco, per esempio in questo momento è ok, ma insomma magari ti avviso se comunque c'è ancora qualche problema. Tornando un attimo al tema del ruolo delle fonti di comunicazione, dei media tradizionali, chiamiamoli così, anche se poi comunque è tradizionale fino a un certo punto, nel senso che è una testata digitale, quindi in qualche modo si pone anche su un piano innovativo rispetto a quelle che sono invece quella che è la stampa su carta. Però quale può essere il ruolo appunto nel combattere la cattiva informazione o l'informazione finalizzata a distorcere il dibattito pubblico? Ma intanto in questi anni è passata all'interno dell'informazione che fare giornali online o fare giornali online, se no, no. Come possiamo fare? Adesso sì. Strano, eh? Allora, è passata la falsa convinzione tra noi addetti ai lavori che lavorare in giornale fosse un privilegio rispetto a lavorare in un giornale digitale. E questa è stata la prima discussione che sono cambiate la maggior parte delle professionali. Io posso provare a ricollegarmi? No. Sì, magari proviamo un attimo. Allora, aspettate. Devo uscire quindi? Provo a uscire e rientrare? Sì. Scusate, ma abbiamo qualche piccolo problema tecnico. Non ho fatto di linea quello, Roberto. Sì, perché poi per noi l'audio, tra noi l'audio funziona bene. Mila forse che non ha qualche problema di linea, appunto. A meno che non le chiediamo di levare il video, però non ha molto senso così. Sì. Mi sentite adesso? Sì, va benissimo. Mila, possiamo fare così, nel caso in cui ci fossero ancora problemi potremmo provare solo audio. Certo, non è il massimo, okay. Però magari... Ok. Allora, riprendendo quello... Ora riuscite a sentirmi meglio? Allora, riprendendo quello che stavamo dicendo, questo è appunto lavorare sulla carta ha più privilegio che rispetto a lavorare sull'online.
ha creato delle distorsioni anche all'interno delle redazioni, perché si sono convogliate le risorse, diciamo, più di qualità sulla carta, lasciando invece all'online un ruolo di secondo piano, senza rendersi conto che invece il mondo stava andando in quella direzione. Quindi spesso nelle redazioni online ci sono dei giornalisti non di bassa qualità, insomma, non voglio dire questo, però delle risorse che hanno un'esperienza sicuramente minore rispetto a quelle che lavorano sulla carta stampata, e quindi anche nella valutazione di una notizia, di cosa bisogna pubblicare, come bisogna titolare, c'è una scarsa attenzione a questi elementi che sono molto importanti, e quindi va da sé che, come dicevo prima, la stampa deve, il mondo dell'informazione deve comunque trovare una quadra su questo tema, anche perché non può essere lo strumento a fare la differenza, cioè che sia carta o che sia digitale, è pur sempre il professionista che veicola l'informazione, quindi non ha alcun senso fare queste divisioni per strumento. Vedo anche parecchi colleghi che sono per esempio restii a usare i canali social. Allora, se la comunicazione è sui social e se il giornalismo fa parte del mondo della comunicazione e dell'informazione, cioè non vedo perché noi non dobbiamo stare sui social, anzi dobbiamo starci più degli altri, perché siamo noi quelli che forniamo informazione. Poi c'è anche la tematica della direttiva sul copyright, perché è evidente che ci sono delle piattaforme che sfruttano il lavoro di professionisti senza retribuirli, perché è chiaro che se un mio articolo viene catturato da Facebook o da qualsiasi altro utente e fatto rimbalzare in rete senza che vi sia una remunerazione per l'editore, che comunque fa degli investimenti sulle piattaforme, sui contratti di lavoro, cioè è evidente che questa roba non può funzionare. Quindi la direttiva europea sul copyright punta a sanare queste falle che si sono create negli anni, e voglio augurarmi, da professionista del settore, che questa direttiva venga al più presto recepita anche dall'Italia e che quindi i giornalisti vengano adeguatamente remunerati se le loro opere, perché le nostre sono opere e quindi noi rientriamo nella normativa del diritto d'autore, vengano remunerate o dalle piattaforme social oppure niente, perché noi siamo remunerati dagli editori, per cui siamo caduti nella stessa anomalia in cui è caduto il settore musicale. Solo che il settore musicale si è mosso ben prima, nonostante la pirateria, quindi è riuscito comunque in parte a sanare questa situazione. Ci ricordiamo all'inizio di, soprattutto anche a livello di video, YouTube era addirittura, c'erano intere trasmissioni televisive, cioè coperte da diritti, che poi ovviamente sono state rimosse con cause anche da parte ad esempio di Mediaset, che per vietare la diffusione di, ovviamente, di programmi che insomma, dove dietro c'è un lavoro, il lavoro di tante persone. Dico solo che questa faccendina di Telegram costa agli editori svariati milioni di euro. Quindi comunque, anche se il fenomeno della pirateria non è al 100% arginabile, una soluzione in ogni caso va trovata. Però Mila, qui lo dico e qui lo dico, se uno magari ha bisogno per lavoro o per altre ragioni di leggere molti giornali italiani o esteri, ad oggi secondo me i modelli di business delle singole testate non sono tanto, come dire, sono un po', secondo me, rimasti ancorati a una concezione un po' d'antan, nel senso che non si pensa in rete, non si pensa a fornire al lettore diciamo una selezione di quelli che sono i contenuti che poi al lettore interessano. Mi spiego meglio: se io per esempio voglio abbonarmi, non so, a Repubblica, devo farlo appunto sul sito di Repubblica, voglio abbonarmi al Corriere, devo farlo per il Corriere, e così via. Ma se io dovessi
se la mia modalità di produzione non è legata alla singola testata, come magari succedeva negli anni 60, 70, no? Che magari l'operaio leggeva l'Unità o il Democristiano leggeva i suoi giornali e così via, ma invece voglio informarmi su tante testate scegliendo o facendomi aiutare anche dagli algoritmi in qualche modo a scegliere tanti contenuti in base a quelli che sono i miei interessi, diventa insostenibile economicamente. Quindi perché gli editori non hanno ancora messo in atto un modello di questo tipo, o comunque non esiste ancora una piattaforma alla Spotify, se vogliamo, che faccia l'intermediario, no? Ci sono dei tentativi di questo tipo, e se vuoi anche la stessa Telegram, la piattaforma è legale, diciamo, è un aggregatore, però certo non è un aggregatore di singole notizie, ma è un aggregatore di dati, quindi, come dici tu, insomma, è come andare in edicola, no? Non c'è molta differenza. Il modello, sì, insomma, è interessante questa osservazione, ma io credo che allora, il mondo dell'editoria deve comunque aggregarsi, cioè non è fattibile che un giornale come Repubblica ti consenta finora tutto bene. Ora non mi sentite più. Ma adesso sì. Va bene. Non c'è una visione unitaria, è un farsi la guerra l'uno con l'altro, non la trovo una strategia intelligente. Ad esempio all'estero c'è meno competizione su questo fronte, nel senso che molte delle strade più importanti perché hanno evidentemente deciso insieme di adottare questa modalità. Cioè, se lo fa solo uno non serve a nulla, perché è evidente che uno prende e va su un altro portale, no? Questo se vogliamo scegliere un modello a pagamento. Poi si può scegliere anche un modello gratuito, però io credo che comunque una linea comune ci debba essere, e che non si possono ridurre testate importanti nazionali a gossip, cui la mattina, non so, si legge di tutto ormai, dai gattini ai foto e video il più strambi possibile, con l'unico interesse di attrarre click. Che peraltro non sono neanche così monetizzati come si pensa. E quindi è proprio un cane che si morde la coda, cioè faccio tanti click ma poi non monetizzo, quindi qual è il senso di monetizzare quello che si sta facendo? Cioè, non ha senso alcuno, anche perché il mondo della rete è ben più tracciabile rispetto a quello del cartaceo. Cioè, ci sono stati dei tentativi di bluff sulle copie digitali, ma non si può bluffare sui click. Cioè, comunque le agenzie media sanno quali sono le performance di ogni articolo, di ogni visualizzazione, e che cosa ha fatto chi è andato a cliccare su quell'articolo. Per cui, se bisogna pianificare una campagna, è chiaro che quella campagna viene pianificata ad hoc tenendo conto di quelle performance, che sono delle performance piuttosto reali. Cosa diversa, per esempio, sui social ci sono appunto stati dei tentativi di Facebook, adesso sto per esempio su Instagram, questo chiudere la quantificazione dei like, ma perché ci sono dietro dei fenomeni di acquisto di follower e like che fanno balzare il numero dei follower. Quindi le agenzie di comunicazione, che sono così stupide, si sono accorte di questo fenomeno, quindi chiaramente sono gli investimenti pubblicitari laddove non c'è un ritorno effettivo anche sugli acquisti.
Quindi è chiaro che anche le piattaforme social devono prendere provvedimenti di qualità, perché se vediamo le iniziative che stanno adottando, stanno andando sempre più in direzione della qualità, altrimenti anche loro sono destinati a implodere da questo punto di vista, perché come lo reggono il loro business, chi le paga, questi fenomeni. Scusa Mila. Sì. Proviamo senza video, perché negli ultimi un paio di minuti non abbiamo sentito. Allora, aspetta. Però ok, così ora così è perfetto, almeno per il momento. Ok. Anch'io mi sono oscurato. Prego, quindi scusa, se puoi rivedere appunto le ultime cose che dicevi. Sì, dicevo che anche i social network stanno facendo degli investimenti soprattutto sul fronte della qualità, cioè o quantomeno ci stanno provando, perché è evidente che non possono gestire piattaforme che sono fonte continua di fake news, hate speech, quindi odio, insulti e via dicendo. E come dire, gli investitori, le aziende anche che devono farsi promozione su queste piattaforme non hanno alcun interesse ad accostare i loro brand a questo tipo di linguaggio e di comunicazione. Quindi anche chi ha dei numeri altissimi come le piattaforme social è costretto comunque a rivedere in parte il proprio modello di business, se vorrà continuare appunto a farlo un business, perché il tutto gratis esiste solo in parte, nel senso che contano sì gli iscritti sulla piattaforma, ma il vero business di Facebook, Google, via dicendo, è l'offerta di servizi soprattutto alle imprese, soprattutto a quelle piccole, e qui per visibilità, per servizi di comunicazione, ma presto saranno anche addirittura piattaforme a pagamento, e-commerce e via dicendo. Però è evidente che senza puntare sulla qualità della piattaforma sarà difficile andare sul lungo periodo. Infatti io credo che diciamo questo modo che un po' c'è stato negli ultimi anni, soprattutto da noi, di considerare il digitale un po' come la sorella minore, no, del cartaceo, e la sorella minore gratuita e però in quanto gratuita di qualità assolutamente scadente, è stata un po' un'occasione persa, perché dopo tutto il digitale ha delle potenzialità che la carta non ha, no? Per esempio tutto quello che è data journalism si comunica molto meglio, si può sfruttare l'interattività che il digitale offre, no? Un po' come fa il New York Times, che è diventata una piattaforma che offre appunto quel tipo di contenuti all'utente, contenuti interattivi di qualità altissima sicuramente, ma che non sarebbero possibili sulla carta. Laddove invece da noi un po' questa occasione l'abbiamo, secondo me, completamente persa. Sì, almeno per il momento, perché poi, come dicevo prima, c'è scarsa competenza anche sull'utilizzo di queste piattaforme da parte degli stessi professionisti dell'informazione, che cioè l'informazione italiana è molto tradizionalista. È molto arroccata sulle proprie resistenze, cioè la difesa, come dire, di un privilegio, non abbassarsi, tra virgolette, alle logiche dei social, che da un lato sono d'accordo anch'io, perché siamo diventati noi professionisti dell'informazione tutti schiavi del SEO, cioè ormai un titolo significa far prendere in considerazione che cosa Google considererà più importante nell'indicizzazione, ma già solo questo chiaramente è un approccio insomma molto diverso, devi cambiare tipo di mentalità, ed è distraente magari un articolo perde di smalto, di vigore, di qualità, cosa che invece sulla stampa non accade, perché sulla stampa puoi permettere tentativo ben più che sull'online da questo punto di vista, anche se
la stampa stessa poi è finita nel meccanismo di chi la spara più grossa, perché altrimenti quelle copie non le vendi. Sì. Siamo, io credo di essere completamente d'accordo con te su questo punto. Tornando un attimo al tema invece delle fake news, della cattiva informazione, abbiamo visto che soprattutto in questi mesi moltissimi esperti sono intervenuti nel dibattito pubblico per appunto, diciamo, un po' raccontare la loro visione della pandemia, quindi parliamo di virologi principalmente, la loro visione della pandemia in base a quelli che erano le proprie convinzioni scientifiche. E abbiamo anche visto che in molti casi gli esperti si sono contraddetti tra di loro. Ma in particolare nelle ultime ore abbiamo avuto l'OMS che ha detto che, anzi, neanche l'OMS in quanto organizzazione, ma una figura apicale, appunto all'interno dell'OMS, ha detto che gli asintomatici sarebbero, diciamo, sarebbero molto molto pochi i casi in cui la trasmissione avviene a partire da un asintomatico, però nelle ultime, credo, 2 ore, l'OMS è tornato sui suoi passi, dicendo che invece questa cosa non era attestata. Quindi, tra l'altro, in Italia non è ancora arrivata la notizia, almeno non sulle agenzie. Io l'avevo appunto letto sul New York Times prima che iniziasse il webinar. Quindi in qualche modo anche l'esperto, no, involontariamente contribuisce a un clima di confusione, se vogliamo, ed è difficilissimo per il lettore districarsi in questo tipo di scenario, no? Io capisco che magari è relativamente facile, magari appunto fare debunking del complottista che ti dice che il 5G è fatto per ammazzarci tutti. Ma come si fa poi invece a una buona comunicazione scientifica, se vogliamo? Quindi come si fa a rappresentare bene quello che poi è il dibattito naturale interno alla scienza senza dare all'esterno, al profano, l'impressione di una totale confusione? Guarda, intanto, come dicevi tu, esiste una comunicazione scientifica, quindi sarebbe auspicabile che di questo tipo di notizie si occupassero i professionisti della comunicazione scientifica, perché non escluderei, come in altre 100.000 occasioni da quando è iniziata questa pandemia, che gli stessi professionisti dell'informazione interpretino dei messaggi in maniera errata, perché non sanno comprendere il linguaggio di una comunicazione scientifica che ha delle regole precise. Quindi non mi meraviglierei se ci fosse stato un misunderstanding su dichiarazioni fatte da qualche rappresentante dell'OMS, e che magari queste dichiarazioni siano rimbalzate in maniera errata e poi abbiano fatto il giro del mondo in questo modo. Non è così, non me ne meraviglierei. È successo molte volte anche di, non so, dichiarazioni, ma anche, non so, per esempio, di professionalità dietro. Spesso si parla per lasciare intendere qualcosa, per lanciare comunicazione politica, ma queste dinamiche sono comprensibili soltanto da chi conosce il linguaggio della comunicazione. Siamo sempre comunque al discorso della qualità, cioè chi è che sta diffondendo queste notizie. Quali sono i professionisti che sono stati messi su questo tipo di informazioni? Quindi, perché se tutti seguiamo tutto, è impossibile avere, come dire, riportare al lettore un quadro veritiero della situazione se tu, per primo professionista dell'informazione, non hai capito nulla di quello che si sta dicendo, perché non hai gli strumenti adeguati. Cioè, il giornalismo è fatto anche di specificità,
Un cronista non è un cronista di, come dire, di nera, non è un cronista di giudiziaria, non fa cronaca rosa, cioè sono dei settori molto specifici, ciascuno con le proprie peculiarità, il proprio linguaggio, quindi è evidente che c'è bisogno di un'informazione che sia di qualità. E questo va a ritroso, cioè i giornali, se vogliamo, sono gli ultimi che poi danno la notizia, ma prima dei giornali ci sono quindi gli inviati e via dicendo, e tutto indietro, fino ad arrivare ad un meccanismo iniziale che se diventa un passaparola sbagliato e non viene detto quello che si sta scrivendo, è evidente che la notizia arriva al lettore completamente sballata, cioè veramente il gioco del ti dico una cosa all'orecchio e arriva al trentesimo tutta in un altro modo. Quindi cioè la verifica delle fonti, ma noi stessi professionisti, come dire, dei giornali, io lavoro in un quotidiano online, ho il diritto di verificare il comunicato stampa che mi arriva se trovo delle incongruenze. Mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Sì, sì. Ah, okay. No, per un attimo. No. Il video. Ecco, quindi voglio dire, il giornalismo è un mestiere che qualcun altro ne pensi, che qualcuno ne pensi. Non si può, c'è questa idea diffusa che basta postare un video per fare del giornalismo, è una fesseria ed è sbagliato, perché anche il video che posti, un video che posta un utente, avrà dietro un messaggio, anzi molto più personale rispetto a quello di un professionista dell'informazione, che almeno sulla carta non ha nessun interesse a diffondere notizie caricandole di opinioni personali, perché non è questo il nostro compito, in fondo noi siamo degli intermediari, poi insomma non mi addentro, diciamo, nel tema spinosissimo della libertà di informazione, perché è tutto un altro tema, cioè è evidente che i giornali sono di una proprietà, quindi il giornalista rispetto all'editore ha evidentemente degli interessi economici, ma questa è una storia, come dire, che è così dalla nascita del giornalismo, quindi anche tutte le polemiche sulla libertà di stampa, non libertà di stampa, di informazione e via dicendo, e vengono fatte sull'onda di una cattiva informazione su come funzionano i giornali, come funziona il mondo dell'editoria. Cioè, il nostro è un mestiere come un altro, ecco, voglio dire. Certo, ma come mai invece sta appunto capitando molto spesso, secondo te, come mai appunto la fonte stessa dell'informazione, quindi che so, il portavoce di un'organizzazione, una figura apicale di un'organizzazione, come appunto in questo caso dell'OMS, la fa anche ancora, ma per esempio pensiamo allo scivolone della Lagarde ad aprile. Quindi come mai appunto non c'è attenzione da parte di queste figure alle forme e modi della comunicazione, soprattutto perché viene saltato il filtro della stampa o della comunicazione in generale? Sì. Quindi io sono d'accordo. Perché appunto questa, cioè la disintermediazione ha dei pro ma ha dei contro, cioè perché chiaramente in tempi passato, ma fino almeno una decina di anni fa, cioè nessun politico si sarebbe sognato di andare online da solo o di diffondere messaggi senza che fossero concordati anche da un punto di vista dell'impatto sulla comunicazione. Invece oggi questa cosa viene fatta sempre, perché appunto Facebook, eccetera, non che sia cattivo, cioè non che io lo ritenga sbagliato, però
comunque disintermediari. Poi certo bisogna anche capire chi cura la comunicazione di queste figure, ma in passato era evidente che era molto più difficile far filtrare dei messaggi che non fossero di stampa, dai portavoce, proprio perché appunto la comunicazione è un mestiere. E poi oggi diventa immediato perché appunto ci sono i social, che in passato non avevano questo peso. Quindi magari gli strafalcioni o le strane esternazioni venivano fatte anche in passato, ma se ne accorgevano in pochi, mentre oggi se ne accorgono tutti. E poi, anzi, quell'esternazione viene a sua volta cavalcata per montare polemica dalle parti avverse, quindi è un meccanismo vorticoso, molto pericoloso, e che funziona prevalentemente sul consenso online. Quindi più io critico l'esternazione di un altro, più magari faccio click, faccio seguaci, follower, tutto questo appunto con l'unico obiettivo di alzare i propri consensi, anche se poi bisognerebbe toccare con mano se questi consensi in rete siano effettivamente pienamente speculari con quelli della realtà. Tutto da comprovarsi, e sappiamo bene quanto sia volubile poi la scelta del penso a contesti appunto le elezioni politiche, quanto il cittadino sia volubile e sia in grado di cambiare idea e di portare questo o quel personaggio dal 50% al 3%. Mila, ti abbiamo persa. Io ci sono. Ok. Sì. Secondo te a quest'ultimo proposito è possibile pensare a un futuro neanche troppo lontano in cui la comunicazione sarà targettizzata, usiamo questo neologismo, sì. Un singolo fruitore, quindi la testata o il social che sia, saranno in grado di fornire dei contenuti che sono appunto modellati sugli interessi, sulle esigenze del singolo fruitore, e questo anche magari in un'ottica di raggiungimento del consenso, come dicevi. Quindi se io riesco a creare dei cluster, no, dei gruppi di soggetti, di persone sempre più piccoli, sempre più precisi, fino ad arrivare appunto all'individuo con i suoi gusti, le sue preferenze, eccetera, riesco a comunicare in modo più, se vogliamo, efficace e addirittura persuadere, che poi è un po' il fine della comunicazione politica. Guarda, questo scenario lo trovo, che mi stai descrivendo, lo trovo abbastanza inquietante, perché diciamo questo modello è figlio del marketing. Sì. Dopodiché che ci siano delle commistioni fra comunicazione e marketing, questo senza dubbio, e non sono neanche così recenti, però fare una commissione tra giornalismo, comunicazione e marketing sarebbe, secondo me, proprio per il ruolo che l'informazione deve avere. Quello che posso considerare più plausibile e anche più intelligente è un di specializzazione, cioè nel senso tendo a pensare che non saranno molte le testate generaliste che reggeranno comunque nel lungo periodo, perché l'informazione tutta la stessa, il copia e incolla, non ha alcun senso, cioè può reggere uno ma non possono reggere 200, mentre tendo a pensare che l'informazione è sempre più specialistica,
possa avere invece gli sconti maggiori. E anche un'informazione di tipo locale la vedo messa piuttosto bene, perché come dici tu, l'informazione più si rivolge a dei gruppi piccoli, più ha la possibilità di avere un riscontro. Quindi credo che il giornalismo locale, ad esempio, possa ritrovare degli spazi ben più di quelli che ha avuto negli ultimi anni. Invece credo pochissimo nell'informazione di tipo generalista, scandalistica. Insomma, questo modello che sta funzionando oggi, mutuato dai social, secondo me non avrà lunga vita. Però un'informazione clusterizzata, nel senso di specialistica o di tipo territoriale, può avere un senso. Non è neanche un caso che Facebook, credo ad esempio, abbia stanziato delle risorse non poche proprio destinate all'editoria locale nell'ambito delle iniziative di sostegno che anche queste piattaforme fanno a garanzia dell'informazione, ma perché chiaramente senza informazione loro stessi non avrebbero ragione di esistere, quindi anzi sono stati fra i primissimi a scendere in campo in questa crisi per sostenere il mondo dell'editoria. Mila, un altro paio di cose velocissime. Sì. Le 20 è un impegno, ma adesso appunto il webinar si concludeva alle 20, quindi non vogliamo trattenerli sì, tantissimo. Sì. La prima è, secondo te che ruolo avrà il digitale e la comunicazione digitale e social nelle prossime elezioni americane? Sì. Ok, e poi ti dico la seconda che sì. Naturalmente avrà un grosso peso, cioè è inevitabile, perché non si può pensare indietro o di aggiustare il tiro a fenomeni che non sono controllabili dalle stesse piattaforme. Cioè Facebook e compagnia, loro stessi gli è quasi davvero sfuggita la situazione di mano. Dopodiché sicuramente rispetto al test che è stato fatto 4 anni fa, in cui ovviamente ci sono state delle situazioni molto critiche, finite peraltro in indagini, questo forse si potrà arginare, però non ne sarei così sicura, perché il fenomeno che abbiamo conosciuto qualche anno fa, e che appunto c'è chi sostiene che i social abbiano influenzato la campagna elettorale, spinti da gruppi ovviamente politici o lobbistici, non sappiamo se questi gruppi si siano riorganizzati in altro modo e quindi con tecniche più sofisticate che consentano comunque di intercettare gli utenti digitali. Quindi non tendo però a pensare che i social comunque avranno un ruolo determinante anche nella nuova campagna. Ma secondo te sono, come dire, che ruolo dal punto di vista, se vogliamo, giuridico, chiamiamolo così, quale deve essere il loro ruolo? Quindi semplicemente una piattaforma o dobbiamo considerare degli editori ormai a tutti gli effetti? No, degli editori direi di no, anche perché Zuckerberg stesso, che 2 o 3 anni fa annunciò di voler diventare un editore, poi ci ripensò nell'arco di pochi mesi perché ha compreso quali siano le difficoltà di fare l'editore. Cioè, se sei un editore rispondi a delle leggi molto più stringenti, a delle normative molto più stringenti, quindi non ti puoi permettere di diffondere sulla tua piattaforma la qualunque, e quindi è evidente che loro non si configurano come editori assolutamente e non vogliono neanche esserlo. Certamente devono anche loro rifarsi un po' un'immagine, perché le situazioni scandalistiche in cui sono caduti spesso e volentieri durante le campagne elettorali
Certamente insomma, hanno portato dei nodi al pettine, quindi loro stessi stanno cercando attraverso gli algoritmi di quantomeno contrastare dei fenomeni, per esempio di compri like oppure compri una serie di notizie, le spalmi insomma, in maniera virale per avere un certo successo, insomma, per accreditare dei messaggi. Questo sicuramente con gli algoritmi lo possono fare. Dopodiché, ripeto, non so quanto possano essere sofisticate le nuove tecniche di spam, che sono sempre più sofisticate, magari gli elettori non saranno più raggiunti attraverso i social, ma saranno magari raggiunti attraverso le mail o attraverso spot che nascondono, magari attraverso meccanismi premianti, vai a finire in siti precisi, cioè queste tecniche sono talmente ormai sofisticate che veramente possono essere diffuse attraverso canali insospettabili, non so, le piattaforme di streaming, cioè bisognerebbe andare a verificare caso per caso per capire dov'è che si annidano messaggi veicolati da gruppi di potere, ed è molto molto complicato. Ma ultimamente abbiamo anche GitHub, no? Tra i luoghi di cui parlavi. Infatti arrivo all'ultima domanda, una tua pillola al volo sull'app Immuni, no? Dal punto di vista anche delle fake news che sono un po' circolate su questo tema. Sì. Ma guarda, non voglio esprimere, diciamo, un giudizio sull'app in sé, nel senso che l'iniziativa non sarebbe neanche male. Il problema è che non è accompagnata da un come dire, dalla concretezza poi dell'azione, cioè io scaricherò anche un'app, saprò anche se sono entrata in contatto con un possibile contagiato, dopodiché la cosa si ferma lì, cioè perché si affida totalmente al buon senso del cittadino, ma che poi questo cittadino cosa dovrebbe fare? Certo. Mettersi in quarantena? Cioè, quindi ecco, questo scollamento tra l'app e il sistema e la gestione sanitaria del Covid, cioè ritengo che non cioè sia il nodo di questa situazione. Quindi non so quanti cittadini davvero la utilizzeranno e con quale reale utilità. Ma la comunicazione su Immuni, secondo te, come è stata fatta? Mi interessava un po' questo ma, punto, perché appunto perché poi tantissimi hanno informazioni non veritiere, quindi al di là di una valutazione sull'app in sé, no? Che può essere uno strumento utile o non utile, adesso non... Si è fatto molto leva su questo tema della privacy, in realtà, sì, cioè sì. Si è spinta molto la controinformazione, la controcomunicazione, diciamo, ha cavalcato questo messaggio della privacy, l'insicurezza, eccetera. Però non lo trovo un messaggio diverso da quelli che hanno riguardato anche altre tematiche. Cioè, come dire, adesso si parla dell'app Immuni, quindi bisogna tutti puntare il dito contro o pro l'app, viene scelto un tema che è quello, un cavallo di battaglia, che è quello della privacy, e attorno a questo vengono costruiti messaggi più o meno veritieri. Che, come dicevamo tornando all'inizio, più il messaggio è ambiguo, più si insinua il dubbio, più paradossalmente ha successo, perché è il dubbio che genera insicurezza, e quindi è su quel dubbio, sul mi tracciano, mi controllano, sanno tutto di me, che si innesca nel cittadino la falsa convinzione di essere spiato dalla mattina alla sera chissà con quale scopo. Però ecco, appunto, non, anche questa la considero una fake news, cioè non è questo il tema, ecco, non era questo il tema, l'obiettivo dell'app, ma non è questa la questione, ecco, secondo me. Quindi anche lì si va a lavorare su delle idee, su delle suggestioni che alcuni professionisti della comunicazione, non del giornalismo, ma della comunicazione e del marketing, sanno cavalcare, perché sanno che è sulle paure che in fondo si innesca il dubbio e che quindi la notizia ha più
potere di espandersi e di diffondersi. Chiarissimo. Mira, tu devi andare via o hai veramente un minuto ancora per... No, 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 vai, vai. Okay. Abbiamo Massimiliano Di Cosa che voleva fare una domanda. Sì. Sì, io volevo fare una domanda un po' anche per sapere cosa ne pensi di quello che sta succedendo. Vorrei ritornare al tema piattaforme e attualità, giornalismo, eccetera, eccetera. Perché, vabbè, io la vedo da avvocato, quindi per me è sempre, ho come dire, un giudizio e un metro di misura diverso. Da una parte c'è l'Unione Europea che si muove verso, come dire, spinte verso obbligazioni di trasparenza delle piattaforme, no? Sostanzialmente si sta dicendo anche con alcuni provvedimenti, tu piattaforma, basta che sei trasparente in relazione alle decisioni, a quello che fai, a parte la direttiva copyright ovviamente, a me va bene, cioè l'importante è che se tu sei trasparente verso gli utenti. Dall'altra abbiamo Trump che per un tweet, come dire, bloccato da Twitter, appunto, ritorna sul tema della responsabilità del provider di servizi, del provider, diciamo così, quindi della piattaforma, circa i contenuti pubblicati. E quindi ritorniamo a quel tema di cui avevi parlato e avevi accennato, ossia il fatto che comunque il fatto che le piattaforme non hanno mai voluto essere responsabili, no, di questi contenuti. Ma proprio questo cambiamento invece che si impone e che probabilmente Trump vorrebbe fare, non è, come dire, rendere le piattaforme equivalenti agli editori non comporta dall'altra parte un decadimento, tra virgolette, dell'informazione? Scusa se lo dico in maniera non corretta, forse non precisa, nel senso, nel momento in cui li rendiamo responsabili, però essendo responsabili ed essendo editori consentono a tutti di pubblicare qualsiasi cosa, non diventano, come dire, dei media paralleli a quelli un po' più, tra virgolette, ufficiali, ricercati? Questa è un po'... cioè, nel senso, tu vuoi dire, più si alza, come dire, il rispetto di alcune regole, più in realtà, paradossalmente, vanno a diventare più media di quanto non lo siano. Sì, insomma, è un tema interessante. Quello che mi viene in mente però è che vedo gli Stati Uniti molto più europeizzarsi da questo punto di vista, perché noi abbiamo avuto sempre una regolazione ex ante che spesso ci è stata criticata perché soprattutto in questo contesto dell'online si è sempre detto no, non si può regolarizzare ex ante qualcosa che va talmente veloce che tu non sei in grado di poter, come dire, non puoi mettere dei paletti a qualcosa che sta andando molto più veloce della regolamentazione. Per cui invece il modello americano, che è più ex post, dice io ti faccio operare, dopodiché se ci sono delle criticità le vediamo man mano. Ho l'impressione però adesso che gli Stati Uniti stiano spostando questo modello, perché forse da quando è partito il GDPR, cioè la normativa sulla privacy, perché si sono resi conto anche loro che nonostante questi colossi cioè le piattaforme siano in fondo tutte americane, ma che questo non li garantisce nella democrazia, perché sono in fondo degli universi paralleli e che quindi in fondo almeno una regolamentazione su, cioè trovare delle linee di base comuni, forse è arrivato il momento, perché insomma questi attori fino adesso sono stati lasciati liberi di fare qualsiasi cosa, non sono stati considerati responsabili dei contenuti sulle loro piattaforme. Adesso non dico che debbano avere le stesse regole a cui sono soggette i media, però neanche veicolare qualsiasi tipo di messaggio con conseguenze non solo politiche,
ma se vogliamo anche sul cittadino, no? Cioè pensiamo, non so, penso a revenge porn o tutte queste attività che comunque hanno provocato delle situazioni di altissima criticità. Cioè ormai i cittadini sono tutti completamente esposti anche a delle azioni criminali. Paletti in qualche modo vanno messi, insomma. Poi no, non sono d'accordo neanch'io nel considerarli editori o di sottoporli a quelle normative, perché non lo sono. Cioè non è nel loro DNA veicolare l'informazione, come dire, il loro DNA è consentire la socializzazione, che è una cosa diversa. Però poi cioè che poi le notizie rimbalzino, ma... se vogliamo, no? Sì, della, sì, della regolamentazione. Cioè, il famoso, sì. Per esempio, la famosa sezione 230 del Communication Decency Act, no? Per parlare degli Stati Uniti, gli dà tutta la libertà possibile, però nello stesso tempo competono con gli editori che invece sono soggetti, come tu dici giustamente, a una regolamentazione molto più stringente. Ma che poi è lo stesso dibattito che c'è da anni sulla regolamentazione a cui sono soggette le compagnie e gli operatori di telecomunicazioni e quelle a cui sono soggetti gli over the top, cioè infatti, che non sono soggetti. Cioè, è la stessa cosa, perché cioè, l'operatore di telecomunicazioni deve rispondere ad una serie di normative anche sulla tutela dei dati, eccetera, e poi però di contro ci stanno dei soggetti che passano sopra queste reti e che bypassano qualsiasi regolamentazione. Quindi diciamo, va trovata comunque una strada, cioè quantomeno un punto di equilibrio. Sì, tra l'altro gli stessi soggetti beneficiano anche poi di una serie di vantaggi fiscali, perché sono talmente grandi da fare shopping fiscale legislativo in giro per il mondo, laddove invece diciamo le controparti, quindi gli operatori delle telecomunicazioni nazionali o diciamo gli editori non possono, quindi hanno una disparità enorme di trattamento da tutti i punti di vista. Sì, che poi peraltro è una situazione in cui si trovano adesso anche gli Stati Uniti, perché la maggior parte di queste aziende americane che ha spostato, soprattutto chi produce, che ha spostato la produzione nei paesi asiatici, o che ha sede fiscale in paradisi fiscali. Cioè anche gli Stati Uniti vengono penalizzati perché questi soggetti non è che portano tutte le tasse vengono pagate negli Stati Uniti, per cui è evidente che il problema sta accadendo addosso anche agli stessi Stati Uniti. Sì. Mila, grazie. Guarda, è stata veramente una chiacchierata. Grazie a voi, mi dispiace se... tantissimo. Non so se... Spero non ci siano altre domande, perché non vogliamo abusare del tuo tempo. Chiaramente poi il video del webinar, video poi è tanto, perché la maggior parte del webinar l'abbiamo fatto in solo audio, sì. Ma comunque lo metteremo a disposizione sul nostro canale YouTube. E quindi Mila, grazie ancora. Mila Fiordalisi, direttore di Corcom. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Grazie.